della settimana, assessore Puglia, complimenti per l'ottimo lavoro in Puglia. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno e auguri alla festa della Repubblica che è stata qualche giorno fa. Voglio salutare i coordinatori regionali, i coordinatori provinciali, gli amministratori e non tutti gli amici presenti. La stampa. Oggi è una giornata particolare, perché bisogna dare atto alla tua persona che nonostante i ruoli che hai ricoperto a livello nazionale, hai fatto il ministro, sei stato il leader di un grande partito che è arrivato quasi al 4% di euro a livello nazionale, e nonostante le disavventure sei stato un grande, perché sei uno dei punti che è scollato e è ripartito facendo il sindaco della propria città. Questa è passione politica, questa è, come oggi significa, amare i propri cittadini, gli italiani, continuare a fare un percorso politico per il bene comune, per il bene della nostra nazione. E quindi chapeau, veramente, in merito a questo, se sta guidando. Non è facile, non è facile veramente. Noi, io sto facendo in Puglia, in tanti comuni, grossi centri della provincia di Bari e non in capoluogo di provincia, ci sono delle liste civiche che sono legate a noi, abbiamo fatto una specie di federazione. Ci sono comuni dove ci stanno e sono presenti i simboli di noi di centro, cioè, comuni importanti, Sandero, Gravina, Giovinazzo, comuni della provincia di Bari che hanno 50.000 abitanti, 30.000 abitanti, comuni che si fanno dopo tutto. Stiamo lavorando nel radicamento su tutto il territorio regionale. Il nostro obiettivo è la scorsa volta in ogni regione, mettere le bandierine in ogni comune. Dobbiamo entro la fine dell'anno fare delle manifestazioni regionali in ogni regione, come la stiamo facendo qua in Campania, per far capire a qualcuno, a qualche leader nazionale, che senza di noi il 2023 non si va da nessuna parte. Perché noi siamo capaci di catalizzare quell'elettorato moderato dei centristi, perché noi moriremo, siamo democristiani, moriremo democristiani. E insieme a noi ci sono tanti giovani e anziani che vogliono continuare a fare politica per il bene della nostra comunità, del proprio territorio e del nazionale. Noi abbiamo bisogno non di onorevoli senza voti, noi abbiamo bisogno di persone che hanno consenso. Noi abbiamo bisogno di costruire in un modo capitale una rete di amministratori locali, di sindaci, che onestamente dopo tanto fare, dopo tanto lavoro, poi si vedono superati da persone che forse non hanno fatto, non conosco neanche che cos'è una camicia di natura. Questo ci ha portato questo populismo in questi anni. Cosa che noi che veniamo dalla prima repubblica non conoscevamo l'esistenza. Ci dobbiamo adattare? Ma se esiste ancora questa legge elettorale dove i leader nazionali decidono di mettere in lista perché non c'è un voto democratico con la preferenza, è chiaro che ci dobbiamo adattare. Ma è un'offesa all'intelletto umano di tutti i cittadini. Perché è assurdo che un consigliere comunale, un consigliere regionale, un parlamentare europeo deve essere eletto con una preferenza, mentre i parlamentari e i senatori vengono decisi nelle stanze dei leader nazionali. Questa non può essere, non è politica che ci appartiene. Voglio rivolgere un appunto ai parlamentari. Noi siamo riusciti al sud per la prima volta col nuovo PNR a catalizzare quasi 1.900.000.000 di euro per opere pubbliche. Cosa mi è successo? Il 43%.
ma bisogna stare attenti, avendo 30 gennaio bisogna fare la ricontabilizzazione, bisogna portarlo al Parlamento europeo. Ci sono 15 giorni con i parlamentari per le amministrative, sarà una serie, ma che domani bisogna andare a bussare dietro la porta di casa per essere più certi. Stiamo attenti, perché è per la prima volta che succede nella storia di questa Repubblica che la maggior parte di queste risorse verranno utilizzate al sud. Questa è un'opportunità e non possiamo farla sfuggire. Io rivolgo un appello anche ai leader nazionali. Noi avremo tempo per 6-7 mesi, per poter iniziare a costruire le varie alleanze. Non voglio lanciare questo appello in modo sempre aperto contro altri. Non è che noi, siccome siamo nel governo regionale, come sta Clemente in Campania e io con Emiliano in Puglia, siamo appiattiti sulla posizione di centro-sinistra. Voglio essere chiaro. Noi giochiamo la partita nostra. Per questo io mi rivolgo a tutti i cespugli che stanno oggi al centro, perché abbiamo bisogno di stare tutti quanti in una forza per essere riconosciuti. Io voglio ricordare le parole di Aldo Moro, che diceva che se un giorno la Democrazia Cristiana non esisteva più, si sarebbe disintegrato in tanti piccoli cocci. E così è stato. Allora nacque il Partito Popolare, l'Udeo, il CCP, il CDU. Bene, oggi abbiamo il dovere di costruire un partito a due cifre e ognuno avere all'interno una propria corrente. Come è giusto che sia. Qualcuno non ci vuole. Forse non ci vuole il cosiddetto centro-sinistra, che erano così, come non ci vuole il centro-destra. Ma noi abbiamo dimostrato, e l'ho dimostrato io in Puglia, facendo una lista regionale che si chiama Popolari Parmigiani, così come stiamo girando tutti per questa campagna elettorale e amministrativa.
prima cosa che la gente vi chiede è: ma siete sicuri di voler fare questo cammino? Ma ritenete davvero che questa idea di centro sia praticabile? Ebbene, io rispondo sì, ma rispondo con sì convinto, perché c'è questa voglia di creare questo centro, ma c'è, si sente, si vede, bisogna soltanto che, come diceva poc'anzi il nostro amico Stea, ci sia la volontà di volerlo fare. Ebbene, credo che il momento è propizio, un momento difficile, difficilissimo, pandemia, guerra, crisi di tutti i tipi, energetica, alimentare, chi più ne ha più ne metta, ma chi mai avrebbe pensato l'anno scorso, o meglio, 3 anni fa, 2 anni fa, di arrivare oggi con tutte quante queste problematiche. Più problemi ci sono, più bisogna non mollare. È stato ricordato, Luigi, ti ringrazio, anche tutti i problemi che abbiamo avuto, ma abbiamo mai mollato un momento? Mai. E molti di voi mi sono oggi. Meloni è una cosa che è stucchevole, bisogna invece direttamente che si
strada appunto dei problemi della gente e non affrontare la medicina per chi arriva prima. Il fatto politico c'è, sono tipi di comunicazione comunque, ma bisogna superarli. Salvini si è dimostrato soprattutto di non essere un leader concreto. Potrei dire un pezzo leader? Basta vedere come si muove. Si muove male. Si muove male e praticamente sbaglia proprio i tempi, ma soprattutto anche nell'ultimo passaggio della sua disponibilità a mettere pace, tra virgolette, tra l'Ucraina e la Russia, ha fatto male. L'idea è buona, ma l'ha fatto male. Se fosse stato unitamente all'istituzione, non si fa anche così. Vuol dire che qualcosa che non va, questo libro deve mettere la ricerca di qualcosa. E poi è quotidiano, mentre invece i leader europei non sono quotidiani, sono contro alcuni. Bisogna ingaggiare una vera guerra, una vera lotta, per fare in modo che, evidentemente, chi è vicino a Putin e chi è vicino e chi è contro Putin, chi è a favore della democrazia e chi è a favore delle dittature. La politica deve diventare protagonista, si dice, bene, ci vuole la faccia, si parlava delle preferenze, ma dove sono? Ma che paese è questo dove è stato già ricordato? Non si vota allo stesso modo con la preferenza? Per le elezioni nazionali, non c'è per quelle regionali, non c'è per quelle comunali, non c'è per quelle europee, dove c'è evidentemente una vasta un accumulo di persone che evidentemente partecipa. Non c'è la volontà, non c'è la volontà per magari di fare una legge elettorale, tutti la invocano ma non si prova, vincolare, sedersi intorno a un tavolo e fare una legge elettorale che tutti chiedono, avremmo votare con la stessa legge elettorale. Benissimo, noi faremo la nostra parte, tanto meglio, perché evidentemente questa legge ci dovrebbe anche dare gioco. Bene, il popolo deve essere protagonista e quindi ognuno difende le proprie lotte di potere, si è sempre più lontani dai problemi reali e questo è sicuramente una cosa buona. E poi un'ultima parola, perché i tempi sono molto stretti, bisogna essere europei, non voglio togliere il tempo, l'economia di tempo veramente chiudo. Un'ultima parola sul referendum. Ma avete letto quanti di voi sapete che avete adesso sapere per alzata di mano, avete letto i quesiti di questo referendum? Non ci vuole una laurea, ce ne vogliono tre. Immaginate che questi quesiti danno alla portata della gente comune. Ma che ne sai di imparare a questo tipo? No? Ah, un lucidante. Io credo che il cuore sarà molto specifico. Io voterò tutti e cinque sotto. Io mi auguro che tutti i partiti del mondo. Non è così. Perché dobbiamo superare la legge del segreto. Se le persone animali dell'Italia nella culla del diritto deve poter dare alle persone a continuo di avere una puntata di giudizio al terzo grado di giudizio nei contatti di fine. Io ho scontato un anno intero di condanna per un figlio che se non avevo mai una puntata di giudizio è una cosa vergognosa. E poi basta, non si chiama Maria questa legge, questo referendum sono andato al cuore, la parola abbiamo già visto che un referendum era stato vinto dalla politica ma non si è fatto niente, ma facciamo sì che in Parlamento, io l'ho già detto in un intervento che ho fatto in aula al ministro, che questa legge che si vuole fare in Parlamento è una legge al ribasso, non è all'altezza dei cittadini. Allora chiudo con la speranza che si possa trovare con umiltà, con abnegazione, con il cuore, perché quando ci sono tanti amici che sono il motore del cuore, evidentemente quindi dall'amicizia e quindi tante amici insieme possono far sì che si crea un movimento, che sia un movimento talmente straordinario che ci aiuta a intercettare tutti quanti voi degli indecisi e far capire le ragioni dei moderati, le ragioni della gente. Io mi auguro che questo avvenga, che visto stamattina quanta partecipazione è, il confronto per tanti amici che ci sono in Parlamento e che la pensano allo stesso modo, io penso che ce la faremo. Italia, viva voi. Grazie, buongiorno e grazie all'onorevole Mastella che mi ha invitato di centro. Questo partito avrebbe il 18% e oggi sarebbe circa il terzo partito in Italia, anzi probabilmente il secondo perché è chiaro che ruberebbe anche agli altri partiti. Qual è il profilo di questo elettorato di centro? Qual è il profilo di questo elettorato che il centro deve raggiungere? Ecco, soprattutto in termini, cioè
andiamo bene che cosa vota poi questo tipo di elettorato, no? Se andiamo a vedere come si divide il 18% quando è chiamato alle urne, vediamo che un terzo di questo elettorato non va a votare perché non si identifica proprio con nessun partito che è presente nel mercato elettorale, quindi decide di non andare a votare. Quindi non vota non perché è lontano dalla politica, ma non vota perché non identifica nessuna lista di movimento politico. Quindi questo è molto importante, parliamo dell'ordine del 6%, il terzo del 18% è il 6%. L'altro invece è il 12%, fondamentalmente si divide a metà. C'è un terzo, cioè, di questo 18%, quindi la metà di questo 12%, un altro 6% guarda i partiti di centrodestra e un altro 6% guarda non tanto ai partiti del centrodestra, ma guarda al Partito Democratico che vota. È quasi una seconda scelta, no? Voto PD o voto Forza Italia perché non c'è nessun partito del centro che mi attrae. Quindi è una seconda scelta, non è una prima scelta. E non dobbiamo sorprenderci che alcuni degli elettori del centro, in alcuni eventi elettorali, hanno votato anche Fratelli d'Italia e Lega, cioè partiti un po' più spostati a destra nell'arco elettorale. Ma anche questo molto spesso è un voto una tantum, questi sono elettori che poi non ripetono il voto allo stesso partito, ma per spirito, come dire, civile, di democrazia, pensano che sia utile andare a votare, ma dal punto di vista politico non sono soddisfatto. Quindi la potenzialità del centro è elevata. Vediamo anche come è costituito da un punto di vista di profilo elettorale. Un dato molto importante per voi che volete seminare, o meglio riseminare in un certo senso l'area del centro, è che se il potenziale elettorale, abbiamo detto, del centro, il 18%, cioè 18 italiani su 100 ci dicono di prendere in considerazione un partito del centro, comunque si identificano con l'ideologia del centro tra i giovani, cioè tra coloro i quali hanno tra i 18 e i 30 anni, quindi giovani sostanzialmente, l'attrazione elettorale del centro arriva al 13%, che è un dato enorme, anche se minore del 18%, è un dato enorme perché è una generazione che non è nata con l'immaginario del centro. Quando è nata questa generazione, quando è entrata anche nella logica della politica, il centro in Italia non esisteva, e quindi avere un 13% di elettorato giovanile che nella propria vita non ha avuto mai contatto con un centro politico è un risultato enorme, sostanzialmente è un risultato su cui riflettere. Questo appunto sono i punti di forza di questo centro. Vediamo anche un po' i punti di debolezza, ma lo dico in senso, come dire, provocatorio, anche per capire come invece può crescere, perché noi oggi ci troviamo in questa enorme distonia, c'è una grande differenza, cioè abbiamo un potenziale elettorale molto alto, però poi quando si va alle elezioni nazionali i partiti del centro raccolgono sempre in maniera poca, al di là ovviamente delle esperienze locali dove vale molto più il rapporto diretto con il cittadino, no? Per cui c'è meno voto di opinione molto spesso nelle amministrazioni locali e più voto personale. Invece quando si parla invece di politica nazionale prevale il voto di opinione. Allora vediamo un po' quello che un po' possono essere un po' i punti di debolezza sostanzialmente di questo centro. Gli elettori ci dicono, ecco, questa non è una mia riflessione, ma sono, come dire, frutto di analisi politiche di focus group che abbiamo condotto, diciamo abitualmente, diciamo, rispetto agli altri politici, per cui come li vedono gli elettori, no? Ovviamente non come vedono noi il centro, ma come vedono l'area del centro in Italia. Gli stessi elettori che si identificano col centro, ecco, questo è importante, lo vedono più che altro in questo momento con un presidio nostalgico e non lo vedono invece come un progetto per il futuro. Però ovviamente sarebbero disposti a votare un partito di centro se vedessero invece in quest'area politica meno presidio nostalgico e più offerta verso il futuro. Quindi c'è la via d'uscita, no? Che ce lo, diciamo, sono gli stessi elettori che ci identificano qual è la via d'uscita. Ovviamente per pensare al futuro bisogna mettere in atto, diciamo, nel mercato elettorale strategie elettorali, no? Strategie di posizionamento più che strategie elettorali, strategie di marketing.
prima di tutto ciò che manca in questo momento al centro è un'identità politica. Ovviamente ci sono grandi leader, c'è l'onorevole Sandra Mazzella, c'è l'onorevole Mazzella, persone conosciute ovviamente a livello nazionale, ma non basta, non perché ci vogliono altri leader, assolutamente, perché il problema non è prima costruire il leader, ma è prima costruire l'identità di un partito, prima costruire l'identità di un'area politica. Come si costruisce l'identità con l'area politica? Si costruisce pensando, diciamo, proponendo ai cittadini dei progetti, delle idee, delle offerte. Quello che poi ci dicono sempre i cittadini, questo è vero con tutti i partiti, non solamente con l'area di centro, ma l'area di centro deve fare ovviamente riferimento a questo punto di debolezza, è come se l'area di centro in questo momento, pur esistendo ideologicamente, ma proprio esiste nell'immaginario collettivo degli elettori, al di là che nella politica, è come se non avesse stabilito un legame sentimentale con i propri elettori, no? Non c'è un legame popolare, per cui l'area di centro può diventare molto più forte di quello che è se riesce a raggiungere gente, elettori che non verrebbe mai in questa sala oggi, ma che non andrebbero mai neanche nelle sale del Partito Democratico, di Forza Italia o della Lega, di gente che guarda la politica, che è interessata alla politica, ma non partecipa attivamente alla politica. Ecco, questo è l'elettorato che oggi in Italia vale circa il 40-45%, il 40-45% degli italiani ci dice si è interessata alla politica, ma che non partecipa invece, cioè non solo all'attività politica, ma intendo che non guarda neanche il talk show, che non si informa di quello che accade nel mondo politico. Ecco, mentre diciamo, abbiamo avuto altri partiti che in alcuni momenti, pensiamo quindi per esempio al Movimento 5 Stelle in qualche anno, alla Lega in qualche altro anno, questi partiti cosa hanno fatto? Perché hanno avuto il boom? O Renzi addirittura nel 2014, perché hanno avuto il boom? Perché sono riusciti a stabilire un legame con tutta quella fetta di popolazione che in realtà, diciamo, non è che esprime un giudizio negativo nei confronti della politica, ma è distante dalla politica, no? Non ama le discussioni tecniche. Ma su questo i leader dei 5 Stelle, Grillo, Salvini o Renzi, che cosa hanno fatto? Hanno messo in atto esclusivamente una strategia emotiva, no? Una strategia che si fondava sull'emozione, sulla visione del futuro, individuando due o tre temi forti, trasversali, forti a livello trasversale, quindi non nel perimetro dell'elettorato di destra o di sinistra, hanno cavalcato questi temi, ma facendo in modo che gli elettori potessero sognare il miglioramento della propria qualità della vita, no? Quindi puramente emotivo. Ovviamente la campagna, il posizionamento emotivo, abbiamo visto, ha una tempistica molto ridotta, no? Il posizionamento emotivo di una lista, di un partito, sicuramente crea un grande boom, all'inizio, ma poi se i fatti non corrispondono alle attese, sostanzialmente questo cala. Ecco, però che cosa è invece l'ideale? L'ideale è una lista che si identifica nel centro se lo può permettere, perché il centro nell'immaginario collettivo dell'elettorato è anche competenza, no? Non è solamente emozione, non è solamente emotività, è anche competenza. Ecco, un partito di centro invece che vuole raggiungere la maggior parte di questo 18% di elettorato potenziale deve riuscire ad unire le due leve del marketing politico. Da una parte un posizionamento emotivo per creare appunto quel legame sentimentale con l'elettorato, ma dall'altra parte i valori della competenza, i valori del buon governo, il valore dell'esperienza. Guardate bene che 5 anni fa l'esperienza era qualcosa che contava meno che zero, ma poi, poiché adesso l'elettorato ha visto che l'esperienza vale, ecco, quello che conta meno che zero è la non esperienza, è completamente naufragato il concetto che i vergini della politica siano più bravi a governare di coloro i quali invece hanno già governato nel passato. Questo concetto ormai è superato, per cui il posizionamento
funzionamento ideale di una lista del centro è esattamente questo, è l'unione tra emozione e razionale, tra emozione e competenza. Questo se lo può permettere il centro perché ha un capitale di ricordo sicuramente di alta reputazione. Quindi se si riescono ad accendere i motori e a mettere il piede sull'acceleratore della reputazione, della competenza, ma anche dell'emozione, un partito del centro veramente può raggiungere la doppia cifra. Grazie. Se qualcuno immagina che si possa dare una risposta convincente
scelte rispetto all'utilizzo dei fondi del PNRR, senza condividere secondo le regole del partenariato, che in Italia sembrano una invenzione di qualcuno, a livello europeo sono una previsione legittima, cioè in Europa bisogna confrontarsi con le forze che rappresentano, con le forze sociali che rappresentano i sindacati lavoratori, ma anche il terzo settore, per alcuni particolari segmenti della nostra vita, in Europa è un fatto previsto in maniera formale, in Italia, purché lo sia, non viene fatto in Europa. E quindi in questo senso c'è qualcuna immagine che si possa utilizzare adeguatamente, soprattutto dando delle risposte convincenti con l'utilizzo dei fondi del PNR, senza confrontarsi, senza, non dico decidere insieme, ma senza approfondire fino in fondo con le forze sociali quale debba essere l'utilizzo di questi fondi in Italia. E si chiede, l'errore in questo caso sarebbe ancora più grave, perché mentre noi tutti sappiamo che soprattutto nel sud, che questa è una cosa che dobbiamo dire con grande onestà intellettuale, per prevalente responsabilità sia dell'apparato amministrativo, ma in alcuni casi anche delle forze politiche o di chi è chiamato a governare, che evidentemente non ha adeguata esperienza e capacità per utilizzare anche l'azione amministrativa. Dicevo, se nel sud ormai siamo abituati a vedere la sistematica restituzione di risorse all'Europa, ma perlomeno quelle risorse, vuol dire, non le utilizziamo, le perdiamo, ma non causano danni. Nel caso del PNRR, questo credo vada ricordato in maniera continua, si tratta per la, in maniera prevalente di risorse prese a debito. Le risorse prese a debito qualcuno le dovrà restituire, chi le dovrà restituire? Le generazioni che verranno. E quindi da questo punto di vista le scelte, che non è detto che siano necessariamente giuste, ma perlomeno devono essere adottate con la più ampia convergenza di tutti, la politica, le amministrazioni, le forze che rappresentano, da un lato le imprese, dall'altro i lavoratori. Il PNRR dovrebbe determinare il superamento del gap tra sud e altre aree del paese. Tutti i giorni ci sentiamo dire, noi stessi come Confindustria lo sosteniamo, che il PNRR dovrebbe, come dire, far sì che finalmente il Mezzogiorno diventi uno dei motori propulsivi dell'economia del Paese. Allora dobbiamo metterci d'accordo su quali sono le cause principali per le quali questo non è accaduto. Sicuramente c'è un tema di carattere infrastrutturale. Infrastrutture inesistenti o se esistenti, mantenute o, come dire, incompiute. C'è un tema anche dei servizi di base. Io ho difficoltà a condividere alcune delle affermazioni di alcuni amministratori del Mezzogiorno quando cercano di disegnarci un'immagine del Sud che non è lontanissima dai valori che invece caratterizzano altre aree del Paese. Questa è una cosa che dobbiamo dire senza voler fare polemiche, senza cercare, come dire, il confronto o scontro. Dobbiamo dirlo perché è un dato obiettivo e dobbiamo dirlo soprattutto perché in questa maniera avremo la consapevolezza di dove andare ad allocare in primis le risorse PNR. Naturalmente tutto questo perché migliori il prodotto interno lordo, perché torno al tema. Se noi non miglioriamo il prodotto interno lordo, se noi non miglioriamo la capacità reddituale di quello che andremo a fare, cioè se quello che andremo a fare non servirà per migliorare la capacità reddituale, aumentare il gettito fiscale, che è un gettito fiscale che dovremo restituire le risorse all'Europa, il rischio che noi corriamo è che consegneremo alle generazioni che verranno un debito ancora maggiore, anche perché la pandemia ha fatto sì che il debito pubblico arrivasse a valori inimmaginabili. Lo abbiamo fatto con l'ok da parte dell'Europa, proprio perché l'Europa ci ha detto vi diamo delle risorse con le quali potrete anche intervenire sul debito pubblico. E tutto questo rimette nuovamente al centro, il tema di come condividere delle scelte che poi siano non solo idonee, ma che ci vedano tutti, come dire, corresponsabili di quello che stiamo facendo. Concludo richiamando in questa sala, secondo me ha un significato particolare, una frase che è stata attribuita ad Alcide De Gasperi e che secondo me vale non solo per la politica, ma vale per chiunque, a qualunque livello, in qualunque contesto, è chiamato ad assumersi le responsabilità e svolgere il ruolo di responsabilità. Diceva De Gasperi che la differenza tra uno statista e un uomo di governo, un politico, è
che lo statista, l'uomo di governo, pensa alle generazioni future, il politico pensa alle prossime elezioni. Questo non deve accadere, non deve accadere per noi se pensiamo alle elezioni del Corpo Industria, non deve accadere neanche per voi se pensate alle elezioni politiche o alle altre forme di consultazione elettorale. Grazie. Saluto il consigliere Gianzala, Davide Luce, Lucia Abate, Gabriele Zaccari e Michele Cavalli, consigliere Gianzala di Sette Giorgi. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto saluto l'onorevole Mastella, ringraziamento anche da parte di Doriana Buonavita, segretaria generale della CISL della Campania. Noi siamo sempre orgogliosi e fieri, ogni qualvolta ci viene data la possibilità di intervenire come un'iniziativa del genere, parlare, portare la luce appunto, come diceva anche il Presidente di Confindustria, del mondo del lavoro. Un mondo che ovviamente in questo momento vive ancora più intensamente quelle che sono le difficoltà dovute appunto a queste crisi che si sono succedute, attendo da quella pandemia e oggi le conseguenze che si sentono in maniera molto determinante nel mondo del lavoro appunto causate da questa ulteriore crisi economica dovuta ai fatti di guerra. Io facevo alcune considerazioni mentre seguivo molto attentamente il dibattito e mi sono soffermato sul termine centro, sulla parola centro. Io credo, ma anche perché lo confesso, io rientro tra i nostalgici, anzi lo dichiaro, io sono un nostalgico delle politiche che sono legate appunto al centro. Centro per me significa, può significare raggiungere gli obiettivi, ma significa anche equilibrio, significa un senso diverso sicuramente di portare messaggi e di intraprendere azioni che servono appunto per quella mirabile senso di bene comune che purtroppo rientra sempre nei dibattiti della politica, anche del sindacato, se lo voglio dire, però poi sono difficili, sono obiettivi difficili da raggiungere. Io credo che per fare un buon lavoro, e questo lo apro e riprendo un attimino il senso delle parole dell'onorevole San Bernardo, bisogna rimettere al centro la persona. Noi rappresentiamo persone, lavoratori, la politica rappresenta i cittadini di questo paese e solo partendo da questo io credo che tutti insieme attraverso un grande patto sociale, io sono pronto Presidente, come pronta la CISL ovviamente, perché solo attraverso un grande patto sociale, mettendo insieme quelle che sono le forze di questo paese, possiamo ovviamente tirare fuori da questa difficoltà enorme, soprattutto per quel che ci riguarda il mondo del lavoro. Se il mondo del lavoro vive la crisi, se c'è una crisi economica e soprattutto nei nostri territori, questi fattori viaggiano a braccetto con la crescita delle mafie. E questo sarà un grosso problema che dovremo affrontare anche in ambito del PNRR. Noi non siamo molto entusiasti perché io vedo questo paese si sta entusiasmando di queste grandi risorse che devono arrivare ed è vero, però lo diceva anche il Presidente, sono risorse a debito e sono risorse soprattutto dove ci sarà bisogno di persone capaci di programmare, altrimenti questa grande possibilità, tutti diciamo, questa grande opportunità che il paese ha saranno l'ennesima opportunità persa. Quindi noi abbiamo messo in stand-by questi mutiati. Vogliamo capire, vogliamo stabilire insieme a tutte le altre forze di questo paese il grado di capacità e quindi le competenze che si dovranno avere per far sì che questi flussi di risorse economiche possano trasformare davvero una difficoltà maggiore. Ma siamo ancora il paese. Siamo ancora il paese che ha un'idea di autonomia differenziata che dobbiamo assolutamente fronteggiare e ostacolare. Non è possibile
che la forbice si debba ancora di più allargare, perché bisogna tenere conto della spesa storica. Spesa storica significa che se io ho qualche asilo, nido e albergo ce ne sono sicuramente di più. Se io ho difficoltà nel mondo della sanità, quindi umanizzare il lavoro, bisogna umanizzare l'economia, bisogna rimettere la persona al centro. Io credo che in questa assise, io penso che con questo progetto politico dell'onorevole Mastella, il centro abbia la possibilità di percepire meglio, di interpretare meglio il pensiero della persona al centro. Grazie. Buongiorno, sono Giacomo De Martino e per causa te non sono riuscito a seguire. Allora, caro senatore, innanzitutto fate un applauso perché di sabato mattina tutta l'Italia. Deve avere dei progetti concreti, deve essere prossimo alle persone.
farci un esempio di cose che mi sono successe in questi ultimi giorni, come per esempio i padri delle persone con disabilità, e ho arrivato a Milano, c'è tante esperienze anche nel sud, di persone con autismo, di figli con autismo, si sono messi dal basso a costruire per esempio delle aziende che fanno lavorare i ragazzi autistici. L'altro ieri a San Camillo di Roma ci sono anche lì dei genitori che hanno avuto dei figli con leucemia e hanno organizzato il mondo intorno alla donazione dei loro ossei. Ecco, io penso che la politica, un progetto politico di centro, moderato, prossimo, deve prendere su di sé quello che già esiste nella società, intercettarlo a partire dai consumatori. Anche la guerra ci insegna che c'è bisogno di una politica di territorio di prossimità. Visto che ieri sera leggevo il dato di scesa delle persone che ascoltano lo scorso della guerra. Però quanto lavoro nei territori i sindaci stanno facendo, raccogliendo generi di prima necessità da mandare in Ucraina? Quanto lavoro si fa sui territori? Prossimo per una guerra che sembra lontana ma è il cuore dell'Europa. Per cui io penso veramente che il Paese abbia bisogno di moderazione, di calma, di tranquillità, di competenze. Non so se quante volte in Senato noi con Gaetano ascoltiamo gli interventi, diciamo così, senza fare polemica, non esattamente competenti di colleghi provengono da schieramenti politici che hanno avuto molto consenso, soprattutto nelle zone nostre del sud, ma molto consenso. Adesso qui al sud, diciamo, con Gaetano in Senato l'altro giorno, si apre anche una possibilità partita di voti in libertà di chi ha votato per esempio il Movimento 5 Stelle e non ha trovato le risposte adeguate a partire dal reddito di cittadinanza. Io sono una che mi sono trovata in Italia e sono a metà dove ci siamo posti quando è stato votato per il reddito di cittadinanza, proprio per le ragioni che ci possono legare profondamente come un partito di centro. Cioè si fa in modo che le persone escano dalla povertà, si propone delle cose positive, ma non si dà un reddito senza, diciamo, come un sussidio. E quindi qui anche non solo l'incompetenza, ma politiche sbagliate che abbiamo dovuto subire in questi anni dai cosiddetti partiti populisti. Chiudo dicendo che secondo me dei leader che sono così facili rispetto al tema di politica estera.
si devono affrontare le elezioni domenica prossima, ma deve essere il collettivo che vincerà rispetto a... Io sono molto appassionata al fatto che si cominci da un progetto e non da un leader, e quindi ognuno di noi ha la sua responsabilità per, se vogliamo, costruire davvero una certa politica di centro. La responsabilità sta anche i leader. Mi fermo qui. Chiedo a Giorgio presidente nazionale di centro, già parlamentare anche di Lugno, ma soprattutto saggista che raccontava 36 libri o 38 quanti sono, 4 e 4 sottolino il grande toro che speriamo mai di più. Ma come si viene tutto insieme? Sì, io però sarò un mio molto rapido perché poi sono anche io parte di sentire la stella, parto da noi. Il nostro ci ha detto stamattina con completa chiarezza che c'è una domanda politica molto forte, quella quantificata del 18%, ma quello che conta è l'offerta politica che si dà, che sia capace di coprire quel 18%. Allora, noi sappiamo che c'è un elettorato forte che o si rifugia nell'astensionismo, se l'ha detto noto, oppure vota stancamente i partiti. Quindi c'è una crisi di rappresentanza di un'area. E qui allora entriamo nel merito senza farla lunga, perché poi non ho il titolo di farlo a livello scientifico, ma secondo me è bene chiarirsi, e Anna Maria adesso ha dato delle indicazioni molto molto importanti. Entriamo nel merito, ecco, e chiedo scusa per questa sciabolata un po' giornalistica. Noi, Clemente ha indicato un percorso concreto. Dico Clemente ha indicato un percorso concreto. Noi nella prima repubblica avevamo il leader, nella seconda abbiamo il cambio. Il leader indica una prospettiva politica, non si limita a contemplare la società o a dispartire le giovani. Se l'è indicato un percorso politico, un obiettivo, lui l'ha chiamata riassuntivamente la margherita 4.0, non perché si voglia replicare quell'esperienza che è datata e storicizzata, ma perché la margherita ebbe a livello metodologico la capacità di mettere insieme spezzoni diversi, un soggetto plurale, culture diverse, la leadership diffusa di cui parlava Anna Maria prima, Mastella, Marini, Fini, Rutelli, altri, la leadership Rovi, la leadership diffusa. Allora, quella prospettiva lì, ci crediamo o non ci crediamo? Per crederci, ha detto bene Sandra nel suo intervento, ci vuole un atto di generosità. Faccio due esempi concreti che lo scusa per questa sciabolata anche questa giornalistica. Noi non siamo i figli della sinistra gramsciana che distribuisce patenti di moralità a destra o a manca. Non mettiamo i puntini sulle i, quello non va, quell'altro non va. Noi non siamo, con tutto rispetto, figli della cultura parionina che distribuisce patenti di competenza a destra o a manca. Noi siamo figli di ceti popolari. E quando si è figli di ceti popolari e si pratica una politica popolare, conta l'obiettivo politico, non il giudizio sulle persone. E l'obiettivo politico, se resta quello lì, cioè una sorta di margherita 4.0, capace di mettere insieme culture politiche diverse, leader diversi, anche se noi un leader ce l'abbiamo, senza dover andarlo a vendicare in giro, ed è eccellente, lo dico perché per evitare poi che come io mi servizio la famiglia del Germania, se abbiamo questo atto di generosità, come si diceva un tempo, quando il progetto politico è chiaro, un leader lo trovi per strada, e il progetto politico di oggi, ha ragione l'uomo, ci vuole la razionalità, ma ci vuole anche la connessione sentimentale. Io lo individuo lungo un filone, come diceva Sandra e come dicevano la presidente della Confindustria della CIR, la pandemia e la guerra hanno creato nel nostro paese una inedita, nuova e drammatica questione sociale. La questione sociale è la questione politica per eccellenza della società contemporanea.
Come Clemente sa, come molti di voi sanno, io arrivo dall'esperienza di Donat Cattese, che ero proprio giovane allora. Ma nel 1970 l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori avvenne per un motivo, perché ci fu qualcuno che pose la questione sociale, l'istanza sociale, come tema politico determinante per risolvere i problemi del paese in quel momento. Sono passati 50 anni, guarda caso oggi ci ritroviamo a fare i conti con un'altra questione sociale, che crea povertà, il Censis ce l'ha detto recentemente, che crea disuguaglianze sociali, che crea emarginazione, che crea crisi esistenziali, psicologiche e psichiatriche. Ecco perché, se vogliamo ripristinare una connessione sentimentale con segmenti sociali crescenti, che non significa soltanto politiche assistenziali, ma significa venire incontro a chi oggi soffre. Solo affrontando questa questione sociale, noi potremo affrontare le questioni della crescita e dello sviluppo. Quando si dice dovete indicare il progetto è questo, e il progetto vuole anche dire affrontare finalmente il tema degli stipendi e dei salari, non è un tema secondario, è uno dei temi centrali della questione sociale contemporanea. Questo è il compito di un partito di centro, non le posizioni geografiche. Lo diceva Clemente all'assemblea del 4 giugno e del 4 dicembre. La situazione si è ancora aggravata rispetto a quella stagione. Quello, secondo me, è il compito principale per chi ha una concezione popolare della politica e della democrazia. Lo dicevo in chiudo, lo ripeto in chiudo. Noi siamo nati dalle realtà popolari, non siamo né paviolini, lo ripeto ancora una volta, né tantomeno distribuiamo patenti di moralità ad estremanti. Non è nel nostro DNA. Ma se vogliamo coltivare oggi una politica popolare, dobbiamo difendere i centri popolari. Dobbiamo far sì che i centri popolari, come diceva tanti anni fa, che il compito di un partito democratico, di un partito popolare, è quello di far sì che i ceti popolari diventino da classe subalterna a ceto dirigente del nostro paese. Quello è la mission di un partito popolare. Nello stesso momento il progetto politico è quello di far sì che i ceti popolari vengano difesi, promossi a classe dirigente, ma vengano difesi. E oggi credo che nella nostra società, al nord o al sud, non c'è alcuna differenza, quella è la priorità. E credo che quello che si diceva dopo poc'anzi sia anche il compito preciso che tocca oggi ad un'area di centro. Questo accanto a tutte le tematiche politiche, a come superare la storia populista, a come far sì che venga ripristinata un minimo di credibilità della politica. C'è un elenco lunghissimo. Che sono gli elementi che sono stati rasi al suolo in questi ultimi anni. Li cito solo: cultura della mediazione, rispetto delle istituzioni democratiche, rispetto dell'avversario e non l'annientamento del nemico, rispetto dello Stato, sintesi riformista, no alla radicalizzazione dell'impegno politico, no a un linguaggio triviale e criminalizzando la classe politica precedente, centralità dei partiti, centralità delle culture politiche, preparazione e competenza, preparazione e competenza. Noi pensiamo anche quello che prima dell'investitura dall'alto avevamo la legittimazione democratica dal basso, e la ragione della senatrice Leonardo, lo strumento della preferenza permette ai centri popolari di diventare classe dirigente. Se non c'è quello strumento, non è possibile che i centri popolari diventino classe dirigente. Parentesi, il Parlamento di nominanti ha la forza di fare questa riforma elettorale. Chiusa parentesi. No, ecco perché allora abbiamo un grande compito davanti. Di contenuti, di mission del partito e anche e soprattutto di connessione sentimentale. Io sono convinto che con Clemente, che è il nostro leader, con tanti altri leader, la maggiore della Maria, la politica è leadership diffusa, non capi, ma leader, noi possiamo riempire quel vuoto e soprattutto ridare la rappresentanza dell'elettorato che oggi sta ai margini che ci ha abbandonato.
rispondo da me, non mi sottratto dalle cose, però ci vorrei in qualche modo arrivare, no? Perché io vi devo dire, innanzitutto vi devo confessare una cosa, io se mi potessi definire qualcosa, mi definirei un liberale conservatore, non un centrista. Anzi, come cultura sono piuttosto sempre stato una, tra virgolette, bipolarista, cioè mi piace l'Inghilterra, mi piace il mondo anglosassone. Queste insomma sono le mie radici. C'è però un problema, che la politica deve tornare a fare i conti con la serietà. Allora la prima cosa che ci dobbiamo dire, prima che cos'è una politica? Che cos'è una politica in un momento, questo è stato detto molto meglio di me, che mi ha preceduto, sia da Maria che da Giorgio, in un momento nel quale, no, ragazzi, guarda, nessuno di noi avrebbe pensato di trovarsi in vita sua a vivere quello che noi abbiamo vissuto negli ultimi tre anni. Prima la pandemia, poi dopo la pandemia. Sono due svolte storiche, cioè le nostre generazioni sui libri di storia verranno ricordati per questo. Sono stati, diciamo così, due salti del buio che la storia ci ha promesso. Ora, di fronte a salti del buio, delle forze politiche, uno che fa politica, si fa delle domande. E magari cerca di considerare come sono cambiate le cose e come devono cambiare le cose. Perché se non fa questo, fondamentalmente uno che cerca di far passare la strada, ma la puntata in politica, la sua centrica non passa. Allora, cosa sono le coalizioni? Le coalizioni sono una proposta di governo che il e dei partiti politici fanno ai cittadini, in modo tale che i cittadini ne possano accettare oppure no. Questo è la coalizione. Se non è questa, la coalizione è una truffa, è un modo per prendere voti sapendo precedentemente che dopo aver preso i voti ognuno farà quello che vuole. La politica è l'arte di fare delle scelte sempre virghe, approssimative, perché nessuno in politica è totalmente d'accordo con il suo vicino, a volte non è fatto d'accordo con se stesso, figuriamoci con quello. Però un po' di empiria, un po' di approssimazione è. Oggi il vero problema è che le coalizioni che esistevano prima della guerra e prima della pandemia non ci sono più. Questo è quello che ci dobbiamo, questo è il punto dal quale dobbiamo partire. È un punto di serietà. Non è pensabile che all'interno della stessa coalizione ci siano persone che sulla politica estera la pensano in maniera totalmente diversa, che in politica economica la pensano totalmente diversa. Ma è diverso. È un problema di serietà e non c'entra niente, nemmeno la legge elettorale. Voi immaginatevi il 40, il 1940. Ma qualcuno di voi può mai immaginare che nella coalizione di Alcide De Gasperi ci fosse chi faceva il tipo per l'Unione Sovietica? Ovviamente è una cosa impossibile, così come è impossibile pensare che ci fossero dei filoamericani all'interno del fronte popolare. Oggi, che la guerra è diventata una cosa incredibilmente che è dentro il nostro continente, che ha tre tappe nel giro d'Italia dai nostri confini. Ma noi questa serietà la dobbiamo dimenticare. Allora, se le coalizioni non ci sono, è evidente che un accordo deve nascere tra quelle forze che hanno un comune sentito. Innanzitutto le politiche. Però ovviamente devono avere lo stesso programma, devono avere la stessa sensibilità. No, perché se no sarebbero parte dello stesso partito oppure della stessa corrente. Ma devo avere dei principi non negoziabili comuni, cioè su alcune cose non si discute, sulla tua cifra non si può discutere, sulla tua cifra non si può discutere, sull'economia di mercato non si può discutere, sulla questione nazionale e sul mezzogiorno non possiamo discutere. Questi sono alcuni di quei principi che non si possono mettere in dubbio. Quindi, la prima cosa, noi dobbiamo capire. O le coalizioni si trovano in anima, oppure bisogna prendere atto che non ci sono più, indipendentemente dalla legge elettorale, pure se ci fosse proporzionale non ci sono più.
Io sto parlando attenzione per le posizioni di Letta, ma quando Letta dice o proporzionale o maggioritario, noi con quelli di 5 Stelle andremo d'accordo, e poi uno dice sì alle armi, contrari, anzi se vuole passare ancora di più, e un altro dice no, è una presa in giro, è una mancanza di serietà, è lo stesso problema, ovviamente c'è dall'altra parte, le politiche della pace e della guerra, avete detto la cosa, le fanno i governi, ci sta un momento nel quale uno deve essere anche consapevole dei propri limiti, dove può arrivare e dove non può arrivare, e deve sapere che a posto in questo momento non ci si può arrivare, punto e basta. Ora, dicevo, questo è per quel che riguarda le qualità. Poi ci sono altri problemi che devono essere rivisti. Se c'è quello che ci dice no, questa voglia del centro, è anche perché, a mio avviso, questa è la mia impressione, da molti anni a questa parte è la prima volta che nuovamente politica e competenze, politica e esperienza in qualche modo si possono ogni modo giocare insieme. Ora, non è che qui c'è da fare appunto, ogni partito è una comunità, e all'interno di una comunità, come all'interno di una famiglia, ognuno ha il suo ruolo, c'è chi appunto fa il padre famiglia, chi invece viene appunto allevato per avere un ruolo prioritario, eccetera, eccetera. Però, penso una cosa, che la politica anche in questo campo ha divorziato con il senso comune, perché nessuno di noi in questa sala si farebbe operare da un medico che non è mai entrato in una sala operatoria. Nessuno affiderebbe la costruzione di un ponte a un ingegnere che non ha mai fatto. Ma negli ultimi anni invece per fare politica dovevi aver scritto sul tuo curriculum di politica non capisco niente. Se no, non potevi essere ammesso all'interno. Quando il gioco si è fatto duro, è venuto meno. Perché quando poi, appunto, ci siamo trovati di fronte a problemi veramente di vita e no, come quelli che purtroppo abbiamo dovuto, la politica ha dovuto maneggiare nell'ultimo periodo, prima per la pandemia e ora per e abbiamo capito finalmente che l'esperienza, che la competenza, che queste cose è dipendente. Vengo al terzo elemento, quello della legge che sta tirando. Ora, è evidente che bisogna prendere atto dei cambiamenti dei tempi, dei cambiamenti tecnologici, che per forza di cose incidono sulla politica. Noi anche qui pensiamo di trovarci di fronte a volte epocali, ma la politica è sempre stata questa. La politica è stata rivoluzionata nel momento nel quale sono apparsi i giornali, e ancora di più quando sono apparsi gli altoparlanti, perché prima i comizi non si potevano fare. Poi ci si è iniziato a spostare il treno e con gli altoparlanti si saliva sul palco. Che si poteva parlare alla gente, e quella era un'innovazione tecnologica, come è stata un'innovazione tecnologica, poi la televisione e poi sono arrivati i social. Non è che noi eravamo nel regno, diciamo, della preistoria e poi abbiamo fatto un salto per i social. Però detto questo, di questo bisogna ovviamente tenere conto, ed è evidente che oggi nessuno può pensare la politica senza avere un portavoce, senza avere qualcuno che incarni in qualche modo la politica. Però questa incarnazione non è identica. Questo è il punto che si deve capire. Cioè, uno degli errori che secondo me hanno fatto i lavori centristi e moderati è ritenere che per fare qualcosa bisognava prendere come esempio la leadership dei partiti populisti. I partiti populisti hanno bisogno di un capo. I partiti, per esempio, di governo centrali hanno bisogno di un primus inter pares che in qualche modo interprete per un certo periodo abbia l'immagine di tutto quanto il partito. Ma la leadership di un partito
carattere del partito centrale è per forza di cose diffusa. Tu la puoi modernizzare, ma fondamentalmente è quella che c'era nella Democrazia Cristiana, dove convivevano Moro, Fanfani, Andreotti, Donatello, ognuno con un determinato ruolo e ognuno sapeva quando doveva fare un passo in avanti e quando poi invece avrebbe dovuto fare un passo indietro. Qua mi dovrei appunto soffermare, ma mi fermo qui per poter invece poi rispondere alla. Io penso questo, penso che la prossima partita politica si gioca in gran parte nel Mezzogiorno. E si gioca nel Mezzogiorno per vari motivi. Il primo è quello che ha detto Anania. Noi, anche qua nessuno se ne è reso conto, abbiamo avuto nel Mezzogiorno, nelle ultime elezioni, un partito politico che ha avuto una forza elettorale che in Italia non è stata dal Mezzogiorno data mai a nessuno, non soltanto in periodo repubblicano, anche in periodo liberale, cioè in tutta la storia d'Italia, da quando è nata, mai un partito come il Movimento 5 Stelle ha ricevuto tanti voti e soprattutto tanti seggi. Io mi dichiaro, anche per questo sono diventato, diciamo, più cattolico, mi dichiaro un miracolato, perché sono l'unico senatore non 5 Stelle eletto in un collegio uninominale del Sud. Quindi tra queste la mia fede è molto aumentata, purtroppo. Dicevo, quindi, il problema è che questo movimento lì, questo è davanti agli occhi di tutti. Quindi l'elettorato che è diventato insomma liquido un po' dappertutto. Qui addirittura nel Sud è lo stato gassoso. Noi abbiamo insomma masse di voti che cercano di allocarsi, che in qualche modo si sono rifugiate un po' nell'astensionismo, eccetera, eccetera. Ma è qui che fondamentalmente si decide la partita. Il secondo motivo è stato detto bene da Costanzo, ora lo dico proprio in un secondo per fare in fretta, è che visto che quei soldi e quel debito in gran parte vanno distribuiti, anche i soldi del PNR, l'Italia ha una sola possibilità di farcela, è quella di crescere, e non si cresce se si è primi in classifica, si cresce, insomma tu, voglio dire, il Milan può fare poco meglio di quanto ha fatto quest'anno. A Salernitana ha un margine di crescita enorme. L'amico Giorgio, che è torinista, che ha avuto a che fare con la Juventus, questa è tutta la storia. C'è sempre un po' di Torino di mezzo. Detto questo, quindi noi la partita, anche dal punto di vista economico, ce la giochiamo. E la terza cosa, quale prendo la Maria, noi su questo stiamo facendo un lavoro molto serio insieme. Guardate che la pandemia ha sconfitto molti degli elementi del progetto di sviluppo egemone in questo paese. Quello cioè di una società molto accentrata, con atti urbani molto grandi, una sanità molto accentrata, un sistema di trasporti che non lega il sistema, diciamo, arterioso al sistema veloso e quindi non diffuso, e infine anche una concezione della persona per la quale tu stai in piazza finché hai qualcosa da offrire al mercato, come detto Bennato, poi dopodiché te ne vai in una RSA. Tutto questo è stato sconfitto. Noi abbiamo bisogno di una società calda, abbiamo bisogno di riprendere molti degli elementi che sono propri della società meridionale, che ha retto meglio rispetto a determinate cose, perché noi abbiamo avuto degli ammortizzatori sociali naturali, iniziando dalla famiglia, pur avendo un sistema sanitario peggiore, noi abbiamo retto meglio rispetto alla famiglia. Noi su certe cose, laddove c'è senso di comunità, laddove c'è per esempio turismo diffuso, reggiamo meglio. Dobbiamo essere in grado, queste cose, di depurarle da una serie di iniziative che nel Mezzogiorno ci sono e da una serie di errori che sono
La battaglia contro il reddito di cittadinanza, che io chiamo reddito di nulla fattezza, la dobbiamo fare a viso scoperto, non dicendo dobbiamo trovare altre forme di sostegno alle famiglie. Perché non è possibile, io vengo ora da Catanzaro, come sono venuto con la famiglia, io vi assicuro, voi sapete la Calabria come disoccupazione a che posto? Ci sono gli striscioni fuori dagli stabilimenti balneari, fuori dal ristorante e fuori dagli alberghi. Cercasi personale e il personale non si trova perché non c'è una convenienza ad andare a lavorare. Allora, ha ragione Giorgio, pensiamo a una politica di salari, pensiamo a non quella assurdità che ha causato, perché laddove il mercato non è né buono né cattivo. Ma il mercato va rispettato, magari va cambiato, non va come la gente. Questa è la stessa, noi abbiamo un altro problema enorme, che è la bolla che si è formata sul 110%, che noi dobbiamo governare, perché non dopo che è stato fatto la cosa, non possiamo fare in modo che i piccoli imprenditori del sud che ci hanno creduto si devono tenere i crediti e magari devono fallire, perché c'è chi non ha voluto fare una riforma di questo tipo. Che noi qualifichiamo la possibilità non soltanto che esista una forza politica, che esista una forza politica plurale, su questo dobbiamo verificare la nostra vicinanza, ma su questo dobbiamo aprire anche la concorrenza con gli altri partiti e con le altre coalizioni, laddove ci saranno, sulle tematiche, sulle politiche, perché noi dobbiamo sapere che se facciamo questo, altro che 10%, si è molto pessimista. Il flusso di voti che si può intercettare in questo momento è molto alto. Innanzitutto grazie a tutti, a voi che siete venuti qua, a quelli che hanno fatto ascoltare cose di grande sapienza politica, riscoperte un'immensa sapienza politica, credo anche confortati dalla ricognizione che il sondaggista Noto ha fatto, che ci predispone in maniera molto più eloquente e più serena rispetto alle cose che abbiamo davanti a noi. Prima di dare la parola a Noto, perché vuol dire la utilizzano per mettere un po' in difficoltà, o perlomeno per far spiegare alcune cose che, sulle quali sono concentrato un po' di tempo, permettetemi due considerazioni. La prima vorrei fare in alcuni, visto che la Dinolfi, professore Dinolfi, professore di filosofo, quindi non soltanto giornalista, un po' dice meno il negli ultimi tempi, meno il foglio. E qui faccio aiuto a quello del mattino che arriva da poco, faccio anche gli auguri a chi come Federico Monga ha dato via a fare il vicedettore della stampa di Torino. Enrico Marco De Marco, che ho scritto un libro assieme a lui, il Dionista e Corriere della Sera, quindi vi presento alla nostra platea. Quella
una persona che non c'è più, che è stato mio maestro, Ciriaco Di Vecchia. Questa finanziaria, economica e sociale del nostro paese. Ho anche momenti di difficoltà con lui, abbiamo fatto scelte diverse, ipotizzando via una mancata soggezione ad un invito che le circostanze di essere la facevano un po' da padrone, era curiosa macchina per Radio Chemico, e con la linea che era quella di interrompere il circuito della Democrazia Cristiana. Spiegai, disse dal mio punto di vista, non spiegare che si è che era finita la Democrazia Cristiana, quindi c'era una forma di mia dissociazione nel 93-94 finita la Democrazia Cristiana, in corsi con diversi. E l'ingratitudine fu nei suoi confronti molto accesa, non fu candidato nel 94. Poi nel 96 ci fu la sua umiliazione, quella di presentarsi senza il simbolo, perché sembrava che è sconveniente che il PD fosse accanto a Ciriaco Di Vecchia. E poi successivamente non è stato gratificato, la polemica con Veltroni fu espulsa. Io vorrei dire, ho fatto oggi in un giornale della provincia Avellino, chiamando a raccolta tutti i dimissionari, quelli che siedono con noi, corresponsabili di questo prosieguo di un percorso che è stato molto molto interessante nel passato e spero che arrivi anche dopo. Per quanto mi riguarda, nessuna leadership, ma nessun pronunciamento in direzione diversa, se non quello di un affrancamento da ipotesi che sono quelle di subalternità. Non è tanto lo zero manifestato del 18% da parte di Noto che ci crea motivi uscitivi di arroganza, ma quello per il quale ritengo sia giusto così dedicare questa autonomia di giudizio, di opinione, di consacrarla sul piano reale. Così anche una battuta che ho fatto a Marco De Marco nei giorni scorsi. Io ho fatto oggi gran fatica per venire qua. Gran fatica perché mi sono operato una 8-9 giorni fa e sono stato ancora su condizioni non molto felici. Mi sono operato, lo dico con molta, tanto coming out da questo punto di vista, un po' delle parti non alte ma più basse. E quindi come tale quando Marco mi ha detto, contando giornalisticamente, come stavo, io ho risposto allo stesso modo in cui ho risposto al chirurgo che mi ha operato, te l'ho dato a 20 giorni. Se sono iscritto al coro delle voci bianche, allora è andata male. Se viceversa, con loro di attualità normale, allora vuol dire che saremo ufficialmente in campo con in questa circostanza. Ma vedervi oggi in tanti qua veramente mi rassicura molto, mi rasserena, come vedete mi dà anche una torretta maggiore. Se non dovesse andare in porto nessuna di queste,
Che cosa rimarrà del cimitero? Che cosa farà il cimitero? Che cosa farà la fiera? Io non ripeto sull'ultima domanda, è come se un generale che va in azione, va in guerra, già all'inizio stabilisce una strategia di ripiego, una strategia di avanzamento, considerando il nostro compasso sul piano politico. Io credo, mi pare, che vadano occorrendo condizioni abbastanza particolari, che sia sgranato l'osario della coalizione del centro-destra e anche quello giudizio di parecchia abbastanza evidente. Solo questo per portare una maggiore attenzione, una maggiore predisposizione per quando ci riguarda, prima che dà in modo particolare la maniera. Certo, all'interno di quest'area, ora che sia di cultura liberal popolare, quindi arricchisco anche non soltanto di via liberale anche quella via, ma tanti anche diciamo, di quella socialista che pare che non perde più una ragione di consenso nel nostro paese, però devo dire che secondo me esistono oggi condizioni materiali che sono, come dire, precipitate da sono. Cioè, quando ho ascoltato anche i vieni emersi nel dibattito che mi ha preceduto, e la storia del Covid, e la guerra, questo ha cambiato la totalità, ha cambiato completamente tutto. E ho ricordato nei giorni scorsi a qualche amico, a proposito delle due, diciamo, drammaticità di eventi del mondo, una frase di Martin Lutero che diceva che il mondo in quel periodo era come un ubriaco, con dei ubriaco che non faceva il tempo a mettere in sella che cadeva dall'altro lato, così è capitato addosso a noi. E questa è la percezione che abbiamo, per cui mettere assieme coalizioni che sono inconcludenti, stravaganti, non si gioca in politica estera a mosca cieca, cioè non va a mosca così all'improvviso, impazzendo. Non è possibile, cioè mettere assieme queste cose, secondo me è rischioso per il paese. E poiché abbiamo anche cavalcato, cioè la verità, l'esperienza idraulica, questa è un'esperienza che tu in eterno, perché occorre anche, diciamo, tra noi, per quanto qualcuno ritenga plausibile la riconferma di Draghi quando è dopo, però ritengo sia limitativo di una democrazia quello di affidarsi sempre all'esterno. In Italia sta vedendo un buon talento. Dobbiamo orientare le condizioni della normalità. E quando si è detto prima anche della vicenda della mancanza delle elezioni, dobbiamo ricostruire cose e tessuti che sono mancati la connessione politica, società civile, ripristinare un rapporto che oggi è languido, è sfalsato, non c'è più nel paese. E quando magari cose andavano abbastanza bene, poteva anche esserci una politica che, come dire, dimostrava una sorta di scarsa considerazione rispetto a quello che c'era intorno a se stessa, ma oggi no. Oggi la gente ha chiesto durante il periodo del Covid e anche dopo la guerra risposta alla politica. Se la politica riesce a darla, la dà in maniera stravagante come porta a casa accademico in questo momento, è abbastanza evidente che c'è bisogno di qualcosa di diverso. Ti rispondo, Marco, io non so dove il giorno di Baghe a Quadriere, ma Maria bisogna vedersi, cioè perché è ovvio, dire anche a Renzi, non può fare tanticismo, dico con molta semplicità e con molta. Cioè, o si fa con certezza, non si può giocare su questo, non sono più i tempi, io incalzerò per quello che sarà fatto. Io voglio essere parte di questa strategia, di questa leadership diffuso, non voglio far leader, faccio tranquillamente il sindaco della mia città, voglio far politica, mi piace far politica, o ho inconsegnato un milione di eredità dalle mie parti, quindi su questo vado avanti in maniera molto cociuta e molto ostinata, e voglio rompere le scale, per non dire altro, a questo bipolarismo distorto che non è gestito bene. Che il pluralismo conciliare la società che hanno valori fondati comuni, Stati Uniti, Gran Bretagna, al limite anche la Francia, ma dove questo pluralismo non ha valori fondati comuni? Se uno nel momento in cui sei all'interno del blocco atlantico e va a trattare con gli ex sovietici o con i russi, beh, c'è qualcosa che non va. Io volevo scherzare, poi mi sarà sorpresa con me, ho detto che viste le cose passate, quindi con questo posso scherzare, senza dire un momento, appena aperta la guerra, io ho scritto il lettore che Putin ha mandato a rispondere, ha detto, caro Putin, te lo restituisco perché non mi pare dignitoso per quanto mi guarda. Così ha rotto ogni rapporto con la Russia, se c'era stata questa forma di liaison amorevole, affettuosa, con Russia amica, Russia unita, francamente no. Allora abbiamo il dovere, di quali amici che sono qua, a quelli che saranno fuori qua, di fare questa proposta al Paese con una velocità incredibile dopo il 12 giugno, non possiamo fermarci, noi ce la metteremo tutta. E diciamo la verità, in alcuni territori, vedete anche oggi frange non sparute che sono qua presenti, dalla Campania, la Puglia, al Trono, insomma in sud in particolare, ma anche i amici del nord, noi faremo vedere queste nostre ragioni, vorranno giocare contro di noi, perché oggi il gioco qual è? Soltanto il gioco giocato
a inserirsi all'interno di mura domestiche loro, nel periodo nel quale tentano di conformarsi, pur avendo idee diverse, e facendo sogni diversi, stanno allo stesso letto facendo sogni diversi, quello di reggere quel sistema elettorale. Non può reggere quel sistema elettorale una mancanza di politica, questa è la realtà. Proposta agli altri, innanzitutto la proposta tra di noi, perché se non siamo in grado di fare una proposta tra di noi, ben difficile farla anche agli altri. Perché la cosa che non detto, abbiamo sempre rinviato, 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 noi stiamo dicendo, ma devo dire questo con Quagliariello, non abbiamo da questo punto di vista titubanti o perplessità, un po' meno, diciamo, come dire Anna Maria, rispetto a Italia Viva, non parlo con gli altri, chiunque ci sta, togli l'attenzione al paese, ai centri popolari, dopodiché come capita la vita politica, come capita i partiti di calcio, giochi la partita, la vinci la perdi, non abbiamo il dovere di farlo. Non possiamo fermarci, così come non si può andare avanti. Diceva Massimo, il mio professore di filosofia, io non so se le cose andranno meglio o se andranno diversamente, ma un fatto è certo, che verrà meglio o verrà diversamente. Così non va. Questa situazione politica non va più, non è possibile. Sarebbe costretto ogni volta a chiedere da una parte o dall'altra, e affacciarsi fuori dalla politica. Deve tornare la politica. Noi tentiamo di far tornare un po' di politica, se ci riusciamo, con gli argomenti che ho sentito molto interessanti legati a parte di Giorgio che ha elencati, che sono stati anche contrappuntati da parte di Quagliariello e di Anna Maria. Questo sarà, però prima devo dire, con molto onestà intellettuale, che abbiamo bisogno tra di noi di concordarci, di che proposta fare e situarci in maniera tale da creare quella connessione, quel feeling tra, che è stato detto da parte di noto, tra l'emozione e il dato diciamo, della connessione con la realtà sociale del paese. No. Allora salutiamo Massimo. Grazie, io mi sento un po' messo in contatto perché il mio ruolo non è normalmente quello di intervistare nei politici e altri, non lo faccio per mestiere, quindi scuso che non sarò particolarmente efficace. Provo a fare domande su cose che mi stanno anche a cuore, che spero siano a cuore anche questa valle. Mi ricollego a una delle cose che ho ascoltato prima nell'interessante dibattito che abbiamo detto. Senatore Quagliariello, sulla centralità del Mezzogiorno nella prossima sfida politica elettorale. Perché me colpisce il fatto, mi ha colpito il fatto che nei 10 anni su cui si è molto riflettuto questa mattina di, diciamo, di disfacimento di un sistema politico che si fatica a ricostruirsi, le proposte innovative che hanno vinto e spuntato in particolare nel Mezzogiorno avevano, pur essendo fra loro diversissime, avevano un tratto comune. Quando Renzi vince sulla base di un progetto riformatore, va insieme con un'idea di rottamazione veramente quasi vincente che deve farsi da parte, certo, quando vincono i 5 Stelle, vincono con un'idea diversa, naturalmente molto diversa, reddito di cittadinanza e quant'altro, ma di nuovo con un'idea di quasi vincente di farsi da parte perché c'è bisogno di innovare. E in un certo senso anche il populismo leghista, il progetto è sovranista, ha altre caratteristiche, quello che si vuole, ma sostanzialmente anche le tradizioni di quel partito, che è una sfiducia nei confronti della classe dirigente politica romana, un'altra cosa. Ecco, probabilmente tutte le difficoltà di cui alle quali noi siamo posti, sulle quali siamo chiamati a rispondere, dal fatto che questo ordinatore comune è rimasto. Io non so se sia vero, me lo auguro, che c'è una maggiore fiducia nelle esperienze, nella competenza, nella scelta e nella selezione della classe dirigente, ma la mia impressione è che questo giudizio pesa ancora e che la connessione che si tratta di ristabilire si trova di fronte ad un bacino, e questo rimane un bacino che spiega anche la dispersione delle formazioni politiche, non so, nel centro del partito. Qual è la sua impressione? Ma la prima è una cosa molto semplice sul piano del dato reale. Cioè questo saliscente c'è stato, peraltro, in questa politica italiana che a quando spinge alcuni partiti innalza in maniera picchi da Iris e dopodiché li abbassa in maniera clamorosa, dall'idea della, un po' in fase, della mancanza di stabilità. E il Sud è stato quello dove la mancanza è stata più forte, c'è stata questa lusinga rispetto a certi rassegnati con quelli meridionali, perché avendo perso la guida di classe dirigente, diciamo la verità, la guida di classe dirigente al Sud è stato in modo particolare quello della Democrazia Cristiana. Messa da parte, ritenendo che avendo messo da parte in maniera abbastanza banale, incredibile, opinione pubblica, arrivassero prospettive, diciamo, molto più particolari, molto più promettenti, molto più geniali, molto più rassicuranti. In realtà questo non si è verificato.
La risposta massima dov'è? Che la Lega ha preso anche a sud il 30-40%, ma oggi arriva a malapena. In Campania presentiamo più liste noi, con liste civili, quando presente la Lega. In Puglia uguale. 5 Stelle, lo stesso, noi sfidiamo, non soltanto la mia intervento, ma in tutta quanta la campagna, più noi quello che prende 5 Stelle. Cioè c'è una ragione di insufficienza. Vuol dire che la gente inizia a ragionare. Perché insomma, tu ricorderai, Taleb fosse quello che guardava la luna, sempre costantemente, ma sempre in alto, e dove a un certo punto cade in modo improvvido e si fece pure male. Se tu continui a camminare sempre additando che sono gli avversari quelli che c'erano, e anziché invece la risposta ai problemi, alla fine cadi in maniera drammatica, e caduti in maniera drammatica, prendo 5 Stelle, caduti in maniera drammatica anche la Lega con l'Italia. Qual è il dato su cui io farei un po' riflettere? Io non scherzo l'idea neppure, devo dire, che in questa forma di visione un po' particolare, in contrasti, antagonismi vari, 5 Stelle sì, alleanze no. Ma per caso di la verità, noi abbiamo la nostra strada, è giusto andare la nostra strada. Però voglio ricordare, insomma, anche al PD, che a volte non lo si accetta, le sue versioni più singolari e particolari, che il PD l'ha detto anche Sandra, dal 2006 non vince più una elezione politica in Italia. Dal 2006 non vince mai più una elezione politica in Italia. Ci sarà una ragione questa. Oggi, questa è la, diciamo, la difficoltà che hanno le due coalizioni. Loro saranno costretti eventualmente, medicamente non politicamente, a vincere eventualmente le prossime elezioni. Con chi? Con quelli che sono stati sconfitti. Cioè sono stati sconfitti 5 Stelle che passano dal 35% al massimo al 10-11% e dall'altro lato faranno alleanza con la Lega che è passata dal 35% al 10%. Cioè qualcosa non va. Nel senso che devi maturare condizioni diverse. Qua l'appello è anche, dire in maniera un po' stuziana, liberi e forti, anche quelli che hanno, come dire, conati di coraggio, quelli che si fermano anche all'idea di Forza Italia, di Sora Giannini, di Aula Campania, c'è ognuno deve uscire allo scoperto, non è più tempo di mediazioni, non è più tempo di gnai, non è più tempo di mancata di pazienza, cioè non è più tempo di gestione di potere così tanto per il potere, cioè c'è qualcosa in mezzo, perché io credo sarà difficile governare il paese dopo il Covid e dopo la vicenda della guerra. Noi avremo diseguaglianze sociali enormi. Noi al sud dovremmo metterci una garetta particolare in quello poco, il mio partito, il nostro movimento, per difendere questi interessi che sono comunque subalterni. E noi ci troviamo in una condizione di enorme difficoltà. Allora, se ci sta, chi ci sta, e noi lo dico qua in modo tale che sia palese a tutti, qual è al di là dei ragionamenti fatti da Noto, che io ho fatto con Noto, con altri, dal mio naso, eccetera, se abbiamo il coraggio, Gaetano, Anna Maria, di presentarci da soli, perché è giusto presentarci da soli, se ci sono le condizioni, viceversa, devi scegliere il male minore che è di un'alleanza. Ma noi da soli, al Senato, non vince nessuna di queste coalizioni che sono zoppe. Non vincono, non vincono. Da tutti quanti punti di vista sono visti al Senato, per la legge che c'è, non vince nessuna alla maggioranza. Su questo gioco tutto, non voglio dire cose che sto per prendere, ma insomma... Quindi gioco tutto, ringraziamento tutto, perché non ci sono le condizioni, questa è la verità. No, una condizione per me fondamentale, la risposta è più breve, se sì, no? Sì, sì. Ah, mi ricordo, ci sono tutto il di tempo, no, c'è un sacco di curiosità da soddisfare. Mi mando al sud, però poi voglio farmi un'altra domanda. Ma quale sud? Il sud di una castagna, che sembra essere il paradiso in terra, quello che ho detto, quando ci dobbiamo cos'è, migliore, ovviamente, il bacino mediterraneo, ma in qualche caso addirittura migliore della media nazionale, nella sanità, che mi pare una cosa abbastanza verosimile, o quello del governo delle fasce, il quale non si guarda perché le cose qua stanno peggiorando, e credo sia quello del sud evocato dai noti pesci, con i quali mi sono complimentato per il realismo dell'intervento. Quindi di quale sud stiamo parlando? Poi presentarsi come una coalizione prettamente sudista non taglia fuori noi abbiamo nominato il nostro presidente del partito, cioè a Roma ci stanno le esperienze, certo sono abbastanza contenuti lentamente per come la logica delle cose, ma il secondo te stesso, io ho apprezzato molto Mara Campagna, anche quello che ha fatto, quello che ha lavorato in questa sorta di Ambrosetti in salsa sorrentina. Però esiste dei problemi, lei si sforza in maniera notevole, quello che fa, anche ha girato, gira abbastanza nel mezzogiorno, però restano le complessità, i problemi ci sono invariabili, inarrivabili, quindi bisogna accingersi a tentare di dare una risposta, che è complicato e difficile.
Così come è difficile anche la risposta a darsi in termini di reddito e salario, perché ho visto anche, diciamo, questa dicotomia tra chi chiede con economiche, come dire, se si restringa lo spazio dell'aumento di salario, chi invece con i sindacati giustamente chiede che in questi ultimi 10 anni l'Italia ha rifatto l'equilibrio compensativo rispetto all'inflazione che oggi è molto più galoppante. E allora in questo bisogna muoversi con saggezza e con capacità. Ma dentro è in campo la politica, perché nessuno tratta più, nessuno parla più, cioè non c'è più un rapporto con i sindacati. I stessi sindacati non hanno visto nessuno contatto, un tempo sarebbe stata una cosa drammatica, è saltato l'unità dei sindacati. La CGL, la UIL, cammino per fatti propri, per una maniera, la CISL fa una storia diversa. Cioè, tutto questo spiega che c'è un'Italia diversa, i partiti riescono più a capire, non riescono a capire, la fotografia che oggi scattate in Italia, nel paese, è diversa da quella che c'era prima. C'è intervenuto qualcosa di drammatico, che la storia, per chi come noi ha qualche adeverato la storia del recente passato o passato, attinge a nozioni di natura storiografica, ha cambiato i connotati, non regge più. Se andiamo avanti così, l'Italia non ce la fa più. E pensiamo al dato, ad esempio, non soltanto al sud della demografia. Che ad esempio il PNR non parla mai di che si va della demografia. E tenete conto di un dato, che è anche un elemento di cultura, vi dico una cosa che forse non piacerà molto ad alcuni. Il dato demografico non è soltanto il problema per cui mancano i servizi, anche se devo dire la cosa singolare qual è. Il mio comune di Benevento era prima di altri sul piano della capacità di traiettoria progettuale, poi dico non potete essere finanziati perché avete una popolazione inferiore a quella di altre città, magari del nord altrove, cioè una cosa veramente sconnessa. Io voglio realizzare condizioni di asili nido alto proprio per far sì che sia qualità dei servizi, ma invece la legge o chi decide diversamente. Però voglio anche dire, è un problema che ti ritorna a valori, al valore della famiglia, comunque sia, cioè la differenza tra la famiglia oggi e quella di ieri, la famiglia diceva quella più cattolica, nazionale, ma la famiglia lo stare assieme, perché insomma c'è una ragione per la quale quando si dice non si cresce geograficamente perché non c'è la qualità dei servizi, nel Ghana non c'è la qualità dei servizi, ma si cresce a dismisura. Cioè c'è qualcosa che non va da questo punto di vista, dobbiamo ricomporre anche i valori che abbiamo persi, che sono valori liberali, che sono valori cattolici. Io mi auguro sempre che anche il nuovo presidente della CEI dica qualcosa di diverso, più significativo. Non è tanto i comuni cattolici, ma dare un'idea di cattolici che sappiano parlare e sappiano essere esemplari rispetto al mondo intorno a loro. Questa è la cosa che si chiede anche alla crisi italiana, questa è la verità. Questa è la verità.
all'interno dei partiti, massimo, o si ha il coraggio o non esce oppure non esce, perché poi alla fine voglio dire anche a chi fa ragionamenti particolari, so, vorrei dire a questi parlamentari che stanno diciamo in condizioni di dubbio, di attesa, di perplessità, ma cari colleghi deputati o chiunque, la volta prossima sarete la metà, non sarà più presente in Parlamento, quindi abbiate un coraggio che è dato anche dalla paura, non da grandi sforzi, da grandi cose particolari, non ci sarete più, tanto male per un minimo di coraggio che si ha. Come diceva Gramsci, utilizzando la massa di Giuturu, meglio avanzare e morire che fermarsi e morire. Questi rischiano di fermarsi e di stare impantanati, cioè non puoi pensare che la Gelmini sarà più candidata, non sarà mai più candidata. Cioè mi pare abbastanza evidente che in quel di Milano la Gelmini non sarà candidata. Allora a suo punto non fa grande fatica se si associa, si assieme con noi, ma anche lo stesso dobbiamo essere bravi a produrre questo, a sederne questo modo di pensare, di fare politica diverso, tra tutti quelli che hanno la volontà di stare assieme, di incamminarsi, dopodiché chi ce la fa, ce la fa, chi rimane indietro, rimane indietro. Ma così com'è non va, cioè oggettivamente un'ipoteca sul futuro che non può essere data da vecchie ipotesi che sono saltate. Cioè i populisti sono saltati, non sono stati in grado di costruire una società diversa da come loro avevano ipotecato, immaginato o fatto sognare gli italiani, questa è la verità. E se anche in campagna, che è stato il massimo e nel mezzogiorno, che insomma qua sono arrivati i risultati delle 5 Stelle, superati il 50%, manco la DC, forse la mia parte, in zona interna, arrivata, è stata una cosa incredibile, vuol dire che evidentemente bisogna cambiare. E anche il PD, anche i 5 Stelle devono, diciamo, con questi stati loro. Che qual è la cosa, il paradosso di 5 Stelle? Conte, che sembrava quello più moderato, è diventato più avanguardista. E Di Maio, che era più così partito con le dimissioni del capo dello Stato, oggi è più responsabile, sono dati queste due responsabilità. Anche la rompetevi, in modo che io vediamo che fare, ma così non potete stare. Cioè non esiste più questo, perché questo crea una forma, non è che possa, per amore di Dio, dare lezioni o dire quello che loro devono fare. Ma questo crea problemi, regole, particolarità, difficoltà al paese, perché inciampi il paese se non c'è, diciamo, una nettezza di schieramento. Bisogna stare chi da una parte e chi dall'altra. Io oggi peraltro avanza rispetto a quello che è un dato che magari era nella sequenza filmica delle attrazioni per chi sceglie un partito, la politica estera è insomma una cosa che apprende in pochi e non in tanti. Ma oggi voglio dire, come fai a stare con quello che ti ha mandato i militari, i quali stavano là non tanto per dare risposte ai problemi sanitari, ma per vedere come influenzare oggi, pare, per far cose per cui non so se Mastella o Quagliariello o gli altri abbiano amichetto o no. Cioè, incredibile una cosa di questo genere. Come si fa? Come si fa a stare con Salvini che fa il tifo ancora con Ponti nel rammanicato che non può andare là? Rammanicato non deve andare, non è che dice non ci vado per ragioni di Stato, rammanicato. Ma che fa? Uno sforzo per la pace, non ci riesce il Papa a fare una cosa in questa, ci riesce Salvini, incredibile. Salvini mi fa ricordare, quando all'interno del giro dico con rispetto, forte braccio se la prendeva con Piccoli, Flaminio Piccoli, perché dice Piccoli correva sempre e non si fermava mai. Dico se trova Salvini, fermati un attimo, pensa di ragionare un po', che se corri sempre non riesci mai a ragionare, fermi. Però c'è qualcosa che mi dà un'idea di distinguere. Cioè, ogni volta che cerchiamo di distinguerti su una opzione, su un nome, eccetera, eccetera, scatti il discorso sulla necessità della politica. Allora, faccio un po' di domande tutte insieme e poi cerchi di rispondere come meglio. Allora, la prima sull'ultimo tema, ma qual è il discorso sulla convenienza elettorale che voi fate a un parlamentare che attualmente è delle due coalizioni? Cioè, come fate a proporvi come una scelta conveniente elettoralmente, visto che la politica è fatta da uomini e donne? Per quanto riguarda il movimento è semplice, abbiamo una sola parlamentare, se niente conosce, ma che possibile di più? Non possiamo per questo, però. Suonato, credo, di tutta la mattinata, è Draghi. Che ne facciamo di Draghi? E poi, qua cerco disperatamente di costringervi a un'opzione, a una scelta. Avete posto come distinguere la questione atlantista nel stare contro Putin, eccetera, eccetera. Bene, come fai a convivere con De Luca? La prima quando Draghi, la cosa di Draghi, quando la questione della
ma Draghi che fa, sarà il futuro, segretario della NATO. La diretta non ce la stiamo facendo, per quanto riguarda poi l'audio dopo, per la diretta in sé purtroppo il supporto questo è. Messo in evidenza qualificata così dovrebbe. La norma, stanno qua, dice che hanno questa cosa diretta da un punto di vista del massimo, uno diventa senatore a vita per quello che ha fatto come servizio al paese. Non abbiamo avuto, noi non spiace di loro rispetto a Napolitano, che gli faccio gli auguri, però. La Guida ha fatto una cosa dove si gradevano sul piano costituzionale. Lui ha nominato Monti prima che Monti fosse accettato, facesse servizio e prestasse servizio per il paese. No, divenne senatore a vita prima che fosse nominato. Questa è una cosa, secondo me, un po' sgradevole sul piano costituzionale. Ora invece che Draghi ha fatto le cose, cioè il merito suo, gran parte, la credibilità acquisita in Europa, il fronte esposto, difficile, con le cose che hanno detto sia il rappresentante della CISL, sia Costanzo e Notti, ma l'indebitamento che può avere, questo crea problemi di difficoltà alla nostra economia nazionale, in modo particolare l'economia meridionale. Però voglio dire, Draghi lo farei senatore a vita, se c'è il posto, quando è senatore a vita è una cosa di meno. Però devo dire, con tutto l'affetto, la stima per Draghi, io mi sono trovato con Renzi a fare una battaglia durante il capo dello Stato, ed anche con Gaetano Alto, dicendo no alla ottima capa dei servizi segreti, perché ritenevo che il capo dei servizi segreti, che fosse Presidente della Repubblica, fosse una cosa per me, come dire, come dei Salvini, sognare Salvini notte, con lo stesso tipo di riguardo. Ora, io sono uno che sono nato in questa costruzione, un po' di Emiliano, un po' di cultura cattolico-democratica. Per me la politica è la politica, e noi abbiamo sempre dimenticato come cultura quello del primato della politica. Draghi è uno che viene da un mondo diverso, che un mondo che non dovesse esserci un giocato alla politica, dovesse essere rispettato, e la DC ha sempre rispettato l'autonomia di Banca Italia, ha utilizzato alcuni grandi di Banca Italia, a partire da, voglio ricordare, soltanto Ciampi ha fatto il capo dello Stato, il ministro dell'economia, ma c'è stato Guido Carli che è stato utilizzato in Andreotti, da Berlusconi a Andreotti, direbbe qualcuno con la figlia, che fu il ministro dell'economia di Andreotti, per dire insomma l'utilizzazione. Ma era diverso. La Guida del Governo è affidata alla responsabilità politica, non alla responsabilità tecnica. Quello che non mi piace nel nostro paese, voi ve lo immaginate se in Francia Macron nomina, oppure in Francia viene nominato Presidente della Repubblica Francese, Presidente del Consiglio, il governatore della Banca d'Italia, di Banca di Francia, o in Germania posso ammettere che andava il governatore della Banca di Giappone. Non va bene così. E quelle democrazie sono diverse dalle nostre, sopporti il peso, le sciagure, le difficoltà, con minore intensità problematica della nostra. Perché la nostra è tutto spazzato, cioè non può essere che ormai abbiamo a intermittenza, ma un'intermittenza che è molto limitata nella sua temporalità, sempre la soggezione della politica rispetto a scelte diverse che sono quelle di natura tecnica e non politica. Deve tornare la comunità della politica. Sembra quasi, come dire, nella mia visione che ho, è come i vecchi cartelloni pubblicitari, le vecchie trasmissioni televisive, dove ritorna il mulino bianco, cioè non sono tanto per il mulino, ma ancora il mulino bianco è la politica, cioè ritorna in campo la politica come tale, perché la politica può dare risposte vere, ma se la politica è una politica non quella che crea il suffragio al 9% di consensi, al 10% di consensi, se è una politica espressiva la gente va a votare, sceglie il parlamentare. Ed è vero questa storia da quale siamo incamminati, la promozione con titubanza, la timidezza, non ce la date, non ce ne frega nulla, poi alla fine se non cambiano le cose cambiano. Io faccio una guerra frontale rispetto a questo bipolarismo che non mi piace, che è amaro, rispetto alla generosità che gli italiani esprimono ancora. Non voglio capire, cioè, l'ha detto prima o chi non mi ricordo, cioè chi è eletto al Consiglio Comunale, chi è eletto al Consiglio Regionale, chi è eletto al Parlamento Europeo ha i voti preferenza, se no non ci fosse la capolla, la invece non si capisce. Una persona che molto eh sì, vabbè, quindi vuol dire che ci parliamo tra di noi e fuori. Allora voglio dire, non si capisce per quale ragione. Oggi è soltanto una ragione di egoismo da parte dei partiti. Perché? I partiti non riescono a fare nulla, scelgono soltanto i loro componenti. E questo che era una detta che noi facevamo a Berlusconi che sceglievano di cavolo re, oggi è tale per tutti i partiti, e questo è il limite. Se fuori scelgo uno ed era Berlusconi, vuol dire c'è una normalità da parte degli altri partiti, c'è una scelta, le primarie, ora manco più le primarie si fanno più. Ora vedo che stanno discutendo tra i 10 e 5 stelle in Sicilia, se le primarie fanno online o non online, se le fanno scritte o le fanno orali, cioè veramente a degli incredibili. Questa è la motivazione della politica. La gente che qua o che ci deve un po', vorrebbe pure un po' di politica, ma spero anche gli altri. Insomma,
Una cosa la lasciamo, io non ho parlato con Noto prima, quindi non sapevo quello che ci veniva a dare in soddisfazione per quanto ci riguarda, ma se il 18% dimostra insufficienza, dimostra che non gli piace più quello che sta avvenendo nel paese da un po' di tempo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e questi non capiscono che non va, e non possono tornare al passato. Se la squadra non va, devi cambiare. Il Napoli, Gaeta, deve cambiare un po', se il campionato lo vince, ma anche il prossimo anno, questo è la... Sì, con i bisogna tenere, però bisogna cambiare qualche altro, questo è l'altro. Quindi questa è la mia opinione per questo. Sì, pure pagato. Draghi non ha pagato bene, secondo me, sia Osvello da pagare in Italia, quella è della BCE, quindi non c'è problema. Quindi dico, tornando a Draghi va benissimo. Lui dovrà fare questo sforzo, dopodiché, se questo non è, insomma, ognuno sceglie la propria strada, deve ingaffarsi. Però anche questa cosa un po' singolare, insomma, l'ha detto Giorgio chi prima, anziché utilizzare questa idea etica della delicatezza, facendo riferimento a una frase molto bella del arcivescovo di Milano, del Pini, il quale stranamente diventa mai il cardinale, perché questo papa fa cardinale quello di Como, fa cardinale quello di Milano. Quindi vedete le cose, perché con la crisi totale, non è che riguarda solo politico, vedi, tu fai cardinale quello di una diocesi di Milano, cioè che dipende da Milano, e non fai cardinale quello di Milano. Quindi insomma, sono le cose un po' particolari, devo dire insomma che la crisi è generale, questo è. Allora, chi ha la voglia di incamminarsi a fare politica in maniera diversa lo fa. Io oggi qual è la mia grande forza? Non voglio fare il deputato, voglio continuare a fare l'amministratore, perché qual è la cosa che mi dà anche qua? Oggi il Parlamento non conta più in Camera, non conta più, la gente non sa chi siano i parlamentari, non conta. C'è la voglia, forse potrei anche tornare, forse potrei farci anche da solo essere eletto per come sono le condizioni dei partiti. Non ho la voglia, non mi piace più. E se non ti piace una cosa, la lasci stare. Oggi fare il deputato non ha senso, è mortificare, non rispondo più ai bisogni della gente. Quando iniziate a fare il deputato, la gente è viva. Voi la chiamavate con complicità intellettualistica, la clientela, è un rapporto, quasi non fuori di confessione all'altro. Dava risposte, non ce la facevi. Ma il cittadino parlava con qualcuno, oggi con chi cavolo parla? Con il 5 Stelle che non vede mai, con quello della Lega, non li conosce, non sa chi siano, e non lo conosce il loro persone. Io ho fatto la mia tesi su Gramsci, litigavo un po' perché aveva questa visione giustuziana, che era la visione di De Ruggero, lui mi diceva sempre leggi De Ruggero. Sì, sempre su De Luca, ma io con De Luca un po' di simpatia, perché c'è sul piano politico, abbiamo questa differenza, ho visto che lui ha difeso un po', come dire, Putin, se l'è presa col segretario. La segretaria generale della NATO, io da ex sottosegretario.